Nell'esercizio 20 ci viene chiesto di disegnare il piano cartesiano e di rappresentare queste tre funzioni. Allora, cominciamo col disegnare il piano cartesiano. Quindi disegniamo l'asse delle ordinate, anche dette y, e l'asse delle ascisse, anche dette x. Vi ricordo che l'asse delle x rappresenta l'asse su cui si trova la variabile indipendente, mentre l'asse delle y rappresenta la variabile dipendente. Allora, cosa sono queste funzioni che abbiamo scritto? Y uguale a 2x più 4, per esempio. Si tratta in tutti e tre i casi di equazioni che rappresentano delle rette. Allora, se vi ricordate, nell'equazione generica della retta abbiamo mx più q, dove y e x rappresentano le variabili rispettivamente indipendente e dipendente. E poi abbiamo degli elementi che non sono incogniti, che rappresentano delle caratteristiche dell'equazione. Abbiamo un coefficiente angolare e abbiamo un termine noto. Abbiamo studiato, che il termine noto ci dice in quale punto la retta interseca l'asse y, mentre il coefficiente angolare ci dice che angolo forma la retta con l'asse delle x. Allora, in questo caso cominciamo a riconoscere gli elementi. Abbiamo le due incognite, y e x. Abbiamo il coefficiente angolare m. Abbiamo il termine noto q. Quindi il termine noto è più 4. Perciò io scelgo la mia unità di misura, vado a segnare 4 unità, quindi so che la retta passerà sicuramente per questo punto. L'informazione che mi dà il coefficiente angolare, come la posso sfruttare? So che il coefficiente angolare vale 2, è un coefficiente angolare positivo, quindi la retta sarà a dipendenza positiva. Il coefficiente angolare è maggiore di 1, quindi la retta avrà una pendenza maggiore di 45 gradi, cioè formerà con l'asse delle x un angolo maggiore di 45 gradi. Allora, il procedimento per disegnarla è partire dal termine noto, andare a destra di un'unità e salire di quante unità ci dice il termine noto. Quindi saliamo di 2 unità. Ora, congiungendo i punti, posso ottenere la mia retta. Vediamo se trovo uno strumento adatto per disegnare una retta. Ecco qua. In modo da... No, scusate, questo non è decisamente una retta. Vediamo un pochino se trovo. Eccolo qua. Ecco la mia retta disegnata. Quindi questa retta è y uguale 2x più 4. Vediamo se riesco a farla un pochino più marcata. Ecco qua. Ispessisco un pochino. Facciamo, ecco, così non abbiamo dubbi. Posso anche prolungarla ai settori agli altri quadranti del piano cartesiano.
Ma comunque così, voglio dire, è sufficiente. Però vediamo. Allora, scaliamo il tracciato e andiamo a ingrandire. Ecco fatto. Ecco, questa è la nostra retta, come vedete va a formare un angolo con l'asse delle x che è maggiore di 45 gradi. Ecco qua. L'angolo è maggiore di 45 gradi. Vediamo se riesco a, ecco, recuperare. Perfetto. Stessa modalità, ecco, perfetto. Allora, abbiamo detto che l'angolo è maggiore di 45 gradi e ora vado a disegnare le altre rette. Quindi, in questo caso abbiamo come coefficiente angolare un mezzo, quindi un numero minore di 1. Questo vuol dire che la nostra retta penderà formando un angolo minore di 45 gradi con l'asse delle x e come termine noto 1. Quindi la retta passa sicuramente per il punto 1 che possiamo individuare sull'asse delle y e ha un coefficiente angolare minore di 1 pari a un mezzo. Allora, in questo caso come devo fare? Vado a destra di tanti quadretti o di tante unità quanto mi dice il denominatore del coefficiente angolare e salgo di tante unità quanto mi dice il numeratore del coefficiente angolare. Quindi la retta passa sicuramente da questo punto e da questo punto. Ora traccio la retta. Ecco qui la mia retta. Vado a estenderla anche agli altri quadranti. Ecco fatto. E poi la ispessisco un pochino per farvela vedere meglio. Diciamo. Ecco. Benissimo. Ora abbiamo l'ultima retta da disegnare. Ecco, come vedete, in questo caso abbiamo un angolo tra la retta e l'asse delle x. Minore di 45 gradi. Ora disegniamo l'ultima retta che è y uguale a x più 2. In questo caso, come coefficiente angolare, sembra che non ci sia scritto niente, ma qua non c'è scritto niente, in realtà è sottinteso che c'è un 1. Quindi in questo caso la retta come coefficiente angolare è 1. Questo vuol dire che la sua pendenza sarà esattamente di 45 gradi. Invece il termine noto è 2, quindi andiamo a prendere il punto 2 sull'asse delle y, che sarà il punto di intersezione tra l'asse delle y e la nuova retta che sto disegnando. E poi per disegnarla, in questo caso, visto il coefficiente angolare 1, devo andare a destra di 1 e in su di 1. E ora posso tracciare la mia retta. Ecco fatto. Estendiamola come sempre agli altri settori, agli altri quadranti e andiamo a ispessirla un pochino. Benissimo. In questo modo abbiamo disegnato tutte le rette che ci veniva richiesto di disegnare. Se volete, potete riportare le equazioni che hanno generato queste rette accanto alla rispettiva retta, quindi questa è y uguale a x più 2 e questa uguale y uguale un mezzo x più 1. Come vedete, la pendenza dipende dal coefficiente angolare. Infatti abbiamo la pendenza maggiore che ce l'ha la retta col coefficiente angolare maggiore
e la pendenza minore, che è quella della retta col coefficiente angolare minore.